What a tutti ciurma e benvenuti da Jigrina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, ieri sera a mezzanotte c'è stata la conferenza riguardo Resident Evil. Ovviamente non potevo non fare oggi stesso questa reaction, perché io la conferenza ieri sera non l'ho seguita perché era veramente troppo tardi. Quest'oggi ragazzi andremo a guardare quello che ci hanno mostrato riguardo finalmente di nuovo Resident Evil 4 Remake. Quindi andremo a guardare due cose: lo story trailer, quindi c'è un altro trailer che ci mostra nuovi dettagli riguardo la storia, per quanto magari già la possiamo conoscere. In secondo luogo andremo a guardare, ragazzi, il nuovo video di gameplay. Credo che sia in assoluto la primissima volta, ragazzi, che mostrano il gameplay di questo remake e io sono assolutamente super interessata a questa cosa, perché ragazzi, se davvero gli hanno comunque messo le meccaniche di Resident Evil 2 Remake, o comunque ovviamente l'avranno, ragazzi, svecchiato, perché comunque Resident Evil 4 è un gioco che risale alla PlayStation 2, sono veramente troppo curiosa di vedere che cosa ci hanno messo in questo remake. L'hype è davvero tanto, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questi trailer. You're here looking for someone? Maybe some missing signorita? Ma quanto è figo! Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. I'm hearing the president's orders. And... what is that? What do we do? The last labs are escaping. We need to go. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Oh. Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The entire world. Oh mio Dio! What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. And now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. No vabbè regà. Oh mio Dio, cioè ci hanno fatto vedere tanti dei momenti salienti della storia, proprio per farci vedere cosa sono stati capaci di fare, tipo no, con le creature, mo per esempio tipo il tizio con la motosega non ce l'hanno fatto tanto vedere, ma ci hanno fatto vedere che il gigantone o il mostro del lago, cioè oh mio Dio. Ashley, se proprio ve la devo dire sinceramente, allora si vede che è una ragazzina, l'avrei immaginata ancora un po' più piccola, perché perlomeno da come me la ricordo io in Resident Evil 4 era proprio abbastanza piccolina di età. Qui mi sembra l'abbiano fatta un pochettino più grandicella, però a prescindere da questo ragazzi, cioè io davvero non ho parole, non so cosa dire. Già quando abbiamo guardato il primo trailer ero in hype, adesso ragazzi ancora di più, cioè ancora di più, perché una cosa che sembra molto interessante è che l'atmosfera l'hanno resa, a mio avviso, da quello che ho potuto percepire, l'hanno resa molto più horror. Non che
In Resident Evil 4 non lo fosse tanto, ma Resident Evil 4 comunque forse già ragazzi era diventato un pelino più action forse rispetto ai suoi predecessori e da quello che mi ricordo, ad esempio, l'ambiente del villaggio non mi sembra di ricordarmelo appunto così cupo, così oscuro, io me lo ricordo un pochettino più illuminato, un pochettino più luminoso, diciamo così. Ovviamente il gioco di per sé aveva atmosfere horror, ma qua mi sembra ragazzi da questo che ho potuto vedere adesso, da questo trailer, che le abbiano rese ancora più oscure, ancora più veramente horror, davvero horror, ragazzi. Quindi io ovviamente non vedo l'ora, andiamo subito a guardare anche questo extended gameplay che dura 5 minuti. Quindi, visto che è un gameplay, ragazzi, ci faranno addentrare nella vera essenza di questo remake. Quindi io credo che il trailer più importante sia proprio questo. E sto fremendo, ragazzi, quindi andiamo a guardarlo. No, vabbè, raga, vedete, era quello di cui vi parlavo, cioè, guardate. È più cupo, secondo me. Oddio, raga, ma è una figata. Oddio. No, vabbè, raga, ma guardate un po', ma di che stiamo a parlare? Mi ricorda Village, eh? Mo, sarà appunto il villaggio, più o meno, però c'è qualcosa di Village. Ma è una figata. Era proprio questo di cui parlavo. Ehi! Hey. È proprio più cupo. È proprio più horror, cazzarola. L'atmosfera che ci piace a noi. Oddio. What's your situation? No, vabbè, raga. Allora. Mi sembra ovviamente di rivedere. Adesso. Oddio. Ok, questo è veramente terrificante. Il tizio con la testa. Oddio. No, vabbè, raga, ma che spettacolo. Ovviamente. L'inquadratura così mi ricorda Resident Evil 2 remake, 3 remake. Ma ambientato nella storia di Resident Evil 4 e cioè regà sembra ancora meglio. Io non vorrei azzardare a dire nulla, ma cioè, sembra ancora meglio, Bruce, cacchiarola. this is Condor One. Hunnigan here, what's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Something's happened to the people here. My escorts are. No! Gotta go. Talk later. Oh! No, vabbè. Ok, ecco il villaggio. No, oddio, che spettacolo! Oddio, troppo bello! No, raga. No, io mi sto per commuovere, credo, ragazzi. Ok, c'è la possibilità di dare i calci. Oh mio Dio. Raga. Oddio, eccolo! Oddio, eccolo!
No, ma che figata è! Via, merda! Ok, armi rapide, ovviamente. Aiuto! No, vabbè, raga. Ah, pure i mostri, i nemici. Questi perlomeno, raga, che caratterizzazione. Il tizio con gli occhi, oddio! Ma che... No! Che spettacolo. Ok, la possibilità ovviamente di pugnalarli quando sono per terra. Minchia, me lo fanno finire così. Mio Dio, raga, mio Dio. Cos'è? Cosa sarà sto remake? Ho sempre detto che io trovo il remake di Resident Evil 2, ragazzi, un vero capolavoro. E credo che tantissime persone concordino con me su questo aspetto. E quindi è comunque difficile a volte, quando tiri fuori un prodotto di quel calibro, poi è difficile ovviamente riuscire a tirare fuori prodotti che riescano a soddisfare quello stesso standard. Non so se riesco a spiegarmi. E quindi, anche perché ovviamente poi le esigenze dei videogiocatori, ragazzi, sono sempre più alte, poi a maggior ragione dopo aver visto un remake come quello Resident Evil 2. Quello di Resident Evil 3, ragazzi, lo metto a parte perché secondo me è semplicemente un appendice del 2, chiamiamola così. Ma secondo me, ragazzi, qua hanno fatto un gran bel lavoro e secondo me soddisferà assolutamente le aspettative dei videogiocatori, sia a livello comunque di gameplay, sia a livello proprio di remake, cioè dal punto di vista grafico è spettacolare, ragazzi, è bellissimo. Adesso si è visto poco e niente, ma quello che ho cercato di guardare pure i dettagli, per esempio quando era all'interno della casa, cioè è veramente incredibile. Basti vedere già, ragazzi, per esempio la varietà che c'è nei nemici. Adesso abbiamo visto soltanto ovviamente quelli più comuni, oltre ovviamente al tizio con la motosega, però i dettagli, ragazzi, secondo me sono quelli che possono anche fare la differenza, per assurdo, ma i dettagli in questo poco, insomma, di gameplay che abbiamo potuto vedere sono veramente incredibili. E chissà, ovviamente avranno ripreso alcune meccaniche dall'originale, avranno ovviamente svecchiato qualcosa del gameplay, anche se appunto qualcosina c'è, ripetiamo, non ci hanno fatto vedere nulla riguardo l'inventario, non ci hanno fatto vedere nulla riguardo il mercante, perché si vocifera che magari avrebbero inserito la figura del duca, così si diceva. Non so se poi è stata smentita o confermata questa notizia, ma io sono senza parole, ragazzi, sono senza parole. Esce a marzo e appunto notizia buona che c'era aggiunta e che uscirà anche per console old gen, chiamiamola così. Quindi potrei non sentirmi costretta a comprare PS5 solo per questo gioco, ma vi dirò sinceramente che se questo gioco uscisse soltanto su nuove console e mi sentissi costretta a comprare PS5 solo per questo gioco, lo farei. Veramente lo farei, ragazzi, perché comunque da appunto tipo, non so, 3 anni a questa parte, forse, che mi sono avvicinata alla saga di Resident Evil, quindi comunque pochissimo tempo, ma mi è entrata nel cuore, è una saga che davvero adoro, specialmente appunto dopo il remake di Resident Evil 2, ragazzi. Io non vedo l'ora che esca questo remake, secondo me sarà una bomba veramente incredibile. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo story trailer, di questo extended gameplay che ci hanno mostrato. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!